Bentornati ragazzi. A volte la vita di tutti i giorni può creare un certo stress e il tran tran quotidiano potrebbe indurci a fare cose di cui potremo pentirci. Ci sono storie di coppie che, annoiate della solita vita quotidiana, decidono di praticare una forma di spiritismo. Quella più comune, che viene usata da molti, è la tavola Ouija. Usare la tavola Ouija solo perché si è annoiati e si vuole cambiare un po' la giornata di tutti i giorni è uno degli errori che fanno molti. Contattare i defunti a volte non è mai una buona idea, specialmente se a parlare non è un defunto ma è uno spirito maligno. Questo è ciò che è capitato ad alcuni ragazzi che per gioco hanno deciso di usare la tavola Ouija per evocare qualche spirito. All'inizio i ragazzi prendono la cosa poco seriamente, infatti ridono e scherzano, finché una delle ragazze non incomincia a mostrare segni di possessione e demonio. Oh my god! La ragazza incomincia a contorcersi, il suo viso mostra un ghigno malefico. E le amiche spaventate incominciano a piangere e ad urlare. L'unica spiegazione che si può dare a questo filmato è che uno spirito maligno sia riuscito ad entrare nel mondo dei vivi, impossessandosi del corpo della ragazza. Tre amici stanno praticando una seduta spiritica con la tavola Ouija. Mentre i ragazzi formulano le domande, il piccolo orsacchiotto bianco sul mobile incomincia a muoversi da solo. Uno dei ragazzi si accorge dell'orsacchiotto e avvisa tutti gli altri amici. I tre si alzano per controllare il pupazzo, ma non notano nulla di strano. Quindi si risiedono e riprendono la seduta. Mentre i ragazzi si risiedono e riformulano le domande, l'orsacchiotto si muove di nuovo. I ragazzi, notando di nuovo che l'orsacchiotto si stava muovendo, si fanno prendere dal panico, si alzano tutti dal tavolo e fuggono via, terrorizzati dalla stanza. Ci sarebbe una scuola in Perù dove si dice che proprio sotto questa scuola sarebbero sepolti migliaia di corpi umani, vittime della mafia di quella zona. Degli studenti, incuriositi, decidono di usare la tavola Ouija per evocare uno di questi spiriti. Secondo i racconti dei testimoni, i ragazzi hanno incominciato ad avere delle allucinazioni. Oltre a loro, anche altri loro compagni ebbero le stesse allucinazioni. La cosa veramente strana è che queste allucinazioni avevano tutti la stessa visione. Tutti gli studenti vedevano un uomo vestito completamente di nero, con una lunga barba. Quindi ragazzi, se vi sentite annoiati o non sapete cosa fare, evitate di praticare ogni forma di spiritismo. Ricordatevi ragazzi che la tavola Ouija, come tante altre forme di spiritismo, sono dei veri e propri portali. Una volta aperta quella porta, sarà difficile poi poterla richiudere. Il video finisce qui ragazzi. Noi come al solito ci rivediamo alla prossima.